Procediamo ora ad unire due quadrati. Infilo l'ago sul pezzo di filo che avevo tenuto prima, dopo aver bordato il quadrato, e avvicino un quadrato con la parte dritta rivolta verso l'altra, quindi dritto contro dritto, e li metto vicini in questo modo. Parto da metà delle 6 catenelle dell'angolo, quindi parto, conto 1, 2, 3 catenelle ed infilo l'ago, prendendo una catenella da una parte e una catenella dall'altro quadrato. Questo filo lo lascio lì, che poi lo fermerò a una parte che bloccherò dopo quando cucirò l'altro punto. Allora qui blocco di nuovo, ripasso sulle stesse due catenelle per fissare il primo punto. Da qui proseguo prendendo la mezza catenella dalla parte del quadrato verso l'esterno, in questo caso, e l'altra mezza catenella del quadrato verso l'interno, e tiro il filo. Prendo l'altra catenella del quadrato dalla parte esterna e il quadrato rivolto verso me, sempre la mezza, e tiro sempre il filo. Questo punto è un punto che è semplicemente definito sopragitto. Quindi prende le due mezze catenelle insieme e tira. E a me piace questo punto perché fa in modo che il lavoro non tiri quando è cucito. Quindi prendo questa mezza e mezza e blocco in questo modo. Proseguo sempre prendendo, perché il numero delle catenelle sarà sempre uguale sia del quadrato verso l'esterno che del quadrato verso l'interno, quindi continuerò in questo modo. Continuo sempre allo stesso modo. Qui sono sull'altro angolo e proseguo prendendo le ultime 3 catenelle. Terza catenella, comincio a fissare il filo, quindi entro dentro l'occhiello, blocco, faccio un altro punto sempre dentro l'occhiello per fissare, poi entro con l'ago in un paio di punti della cucitura per tagliare il filo. Ecco, in questo modo io ho già unito i due quadrati e poi proseguirò con gli altri fino a formare la striscia lunga.